Ok. Adesso vediamo, riniziamo. E prima di riprendere il discorso da dove abbiamo lasciato prima, vi voglio far vedere dove stiamo andando e che cosa andiamo a fare. Per farvelo vedere, vi faccio vedere delle applicazioni, che è quello che adesso faremo insieme. E ve ne introduco alcune. Come vediamo dopo, come abbiamo creato in maniera semplice dei dati, questi dati possono essere creati, utilizzati per creare delle applicazioni web che utilizzano dei template. Adesso vediamo alcune già fatte, così capiamo come possono essere fatte. Quella più classica è questa, cioè, sono delle applicazioni. Queste mirate a fare che cosa? A comunicare e condividere il dato in maniera semplice. A che cosa serve? Vengono chiamate story maps queste, quindi raccontano una storia attraverso punti, immagini e video. Quindi in questo caso questa è fatta da questa società. Chiunque questa la può fare, anche con l'account gratuito. Che cosa c'è di GIS? Ci sono questi punti dove per ogni punto ci sono associate due immagini. Una è quella che sta qui dentro e una è quella piccola, la diapositiva che sta in basso. Veramente tutto quello che c'è qui è un template fatto da Esri, dove noi dobbiamo andare solo a mettere i nostri dati e tutte le animazioni, tutto quello che fa. In questo caso, vedete, cambia l'immagine, scorrono gli oggetti, avere informazioni di quello che sto vedendo, lo gestisco io. E questa è una delle tante, questa è un tipo, questa si chiama proprio Map Tour, questa nasce proprio per raccontare dei viaggi. Poi ce ne sono altre, faccio vedere quelle che mi piacciono più a me. Questo è lo swipe. Dove, che cosa ci sono? Ci sono due immagini, una sopra e una sotto. Quando passa questo oggetto qui, mi fa vedere quello che c'è sotto. Quindi, che cosa c'è? Qui voi potreste avere due layer, anche due layer vettoriali. Uno, magari sotto c'erano le strade. Allora, quando passo mi fa vedere le strade solo. Oppure c'erano i servizi sotterranei. Questo. Rimane solo, siete voi che ci dovete mettere i dati, le animazioni e tutto, è il template che lo guida. Un'altra che ho fatto io, e che è quella che andremo a fare dopo, che è molto, molto simpatica, è quella che utilizza, come vi dicevo, la possibilità di utilizzare i dati social. In questo caso abbiamo Flickr, Twitter e YouTube, sono questi che possiamo utilizzare in questo template. Il limite del template qual è? Che quello fa quelle quattro cose, però le fai subito. Quindi lo possiamo andare a configurare e modificare alcune cose. Possiamo decidere, ad esempio, su questo possiamo togliere oggetti. E poi, in maniera dinamica, qui possiamo andare a fare la ricerca sulle parole. Queste sono alcune animazioni JavaScript che stanno ovunque, che per chi vuole sviluppare. Si tratta solo di andare a copiare il codice da altre parti in maniera aperta. Il codice è messo a disposizione di tutti. Anche tutti questi template sono tutti a disposizione perché quello che guida è la web map. Quindi io faccio una web map, creo un template, utilizzo un template, poi faccio un download, mi prendo tutto il codice e lo modifico. Giusto per vedere sempre sul tema quello dei beni culturali, ad esempio questa che cosa fa? Questa, se io vado a prendere, questi sono tutti i soliti dati, in questo caso era la concentrazione dei beni culturali, no? Quindi queste zone è dove ho il numero più alto di monumenti, beni archeologici, musei, teatri e totale. Poi qui avevo personalizzato pure un po' il pop-up. Quindi quelli che vengono chiamati contenitori culturali. Quindi si vedono le concentrazioni, questa è la metropolitana, ovviamente questo è il centro di Roma, ovviamente è qui che c'è la maggiore concentrazione. Poi, per divertirmi,
sono andato a ricercare semplicemente la parola Roma, cioè come scrivono i turisti Roma, quelli dell'estero, quindi in maniera di cercare di trovare dov'è che stanno i turisti quando twittano. Qui potete mettere qualsiasi parole e questo lui ricerca la parola. Quando vi dicevo l'analisi dei dati in streaming, qui c'è un applicativo di Esdri che fa questo e lo viene messo a disposizione all'interno di questo template. Fisicamente, cioè qui c'è il Twitter, quindi qui trovate tutto, quello in tempo reale. Immaginate che voi fate una manifestazione, come un'associazione, fa un evento, fa un hashtag, tutti quelli che twittano con quell'hashtag, voi potete fare questo che può essere chiamato geoblog, può essere chiamato in vari modi. E si vede in tempo reale i Twitter dell'evento. Poi, oltre al Twitter, c'è la possibilità di vedere anche le foto, quindi le persone che hanno condiviso, mentre stavamo ricercando Roma, ci saranno tutte le foto dei monumenti e i video. Poi ho dei modi di poterli rappresentare, questi in generale ci sono su tutte le applicazioni, o in maniera cluster, quindi fa il pallino con il numero, o in maniera con la densità, e questa è quella più interessante, perché questa la trovate, veramente si vede che dove che sono i turisti, ovviamente dove c'è maggiore concentrazione anche di beni culturali, quindi dove c'è maggiore attrattività. Quindi adesso vediamo come possiamo arrivare a fare questo. Per adesso abbiamo visto come si crea il dato, adesso vediamo anche cosa farci col dato. Questo è l'ultimo passo, e in maniera che quello che adesso facciamo lo miriamo verso. E si fa tutto da qua, cioè ripartiamo da questi dati. Cancello alcune cose. Ok, fino a qui ci eravamo arrivati tutti, no? Avevamo caricato quei due layer e abbiamo visto pure il modo di poterli mettere altri. Cambio un attimo la simbologia di questo che mi dà fastidio. Eravamo arrivati arrivare fino a vedere le proprietà di un layer, fino a un certo punto, eravamo arrivati fino alla simbologia, quindi ci siamo fatti la configurazione del pop-up, come cambiare un simbolo. Quello che non abbiamo visto è che noi possiamo fare editing una volta che noi abbiamo creato il layer, quindi gli abbiamo detto anche quali attributi deve avere quel dato, che quando noi ci portiamo dentro un CSV ci portiamo dietro anche i dati del CSV, quindi i campi. Quindi in questo caso aveva questi campi qua. Quindi abbiamo creato il dato e possiamo andare adesso a fare editing anche direttamente da qua. Cioè, adesso vogliamo inserire un nuovo teatro? Allora andiamo a ricercare un luogo, una via. Ok, e abbiamo un tastino qui, modifica, non so se lo avete tutti, perché questa è una proprietà che va gestita, come vi dicevo l'editing posso abilitare o disabilitare l'editing da qui, oppure proprio come proprietà del layer, io potrei aver creato un layer che non è editabile. Quindi se qui non ho questa opzione, per qualche motivo, probabilmente nella proprietà di quel layer
è stato proibito l'editing. Però in questo caso lo posso abilitare e disabilitare. Quindi con il tastino adesso posso andare a inserire uno dei due layer. Quindi o vado a inserire un nuovo teatro o un nuovo monumento. Mi dice che devo tenere premuto sempre il control. Quindi in questo caso, tac, e inserisco il nuovo dato. Possiamo fare una cosa, possiamo vedere che è un po' più simpatico. Siccome voi avete creato, avete sui vostri, sulla vostra organizzazione, nei vostri dati, avete creato questi due layer. Vabbè, da qualche parte adesso quelli sono nella mappa. Per fare una distinzione, così che poi introduco pure una cosa nuova per domani, per fare l'editing con il tablet e altro, dobbiamo fare una distinzione. Qui si può creare un po' di confusione, ma va divisa la cosa. Voi potete condividere con me, ad esempio, la mappa, ed è una cosa, o potete condividere i layer, questi qui. Però per il modo in cui noi adesso l'abbiamo creati, questi layer sono chiusi nella mappa e non possono essere utilizzati da terzi nel gruppo. Quindi c'è differenza se io creo un dato da dentro la mappa o creo un dato duplica. Vediamo un attimo. Da qua, da dentro i contenuti. Vediamo alcuni. Perché? Perché se noi salviamo adesso quella mappa che stavamo lavorando, la salviamo come web mappa, ma non ci dà a disposizione il layer. Questi sono tutti altri layer, come quello dei monumenti, che però sono sfusi. Cioè io potrei decidere di non condividere una web mappa, ma solo il layer, perché è quello che serve. Non è tutta la world map con la personalizzazione, la simbologia. No, a me mi serve di condividere un servizio. In questo caso possiamo aggiungere da qui direttamente, lo possiamo creare quel layer. Quindi adesso posso andare a fare una cosa. Lavoriamo solo con un layer. E mi vado a scegliere i monumenti. Quindi me lo vado a creare. Il flusso giusto per creare il layer è questo, cioè voglio creare non una web map, un dato dentro una web map, ma proprio un layer. E adesso dovrei riuscire a farvi capire perché, perché questo può creare confusione. Io con un layer adesso, qual è il vantaggio di lavorare con un layer? Che io posso dire chi può fare editing su questo layer. Mentre voi lavorate con una web map dove sono caricati 10 layer, voi quelli non li gestite. Non potete dire che nella web map una cosa può essere fatta l'editing e l'altra no. Quindi in questo caso io creo un layer. Vediamo che ce la fa.
E posso andare a personalizzare anche qui la possibilità di dirgli che questo layer può essere fatto l'esportazione, può essere sincronizzato per vari altri motivi, per fare l'offline. E posso registrare le modifiche. Che cosa significa registrare le modifiche? Adesso lo vediamo. Che io se salvo questo layer e lo creo io, voi adesso andate a prendere questo, che lo condivido nel gruppo, e possiamo vedere ognuno di voi quello che fa. In modo che così anche l'editing viene tracciato per sapere chi fa cosa. Mentre nell'altro modo non è possibile. Praticamente siamo al punto, cioè come prima, ok? Quindi a occhio non c'è differenza, ma la differenza è che qui c'è un layer che sta nei miei contenuti e lì c'è un layer che viene chiamato ospitato, cioè ospitato in una web mappa. Però il modo corretto di lavorare con tutto quello che è la piattaforma di Esri, lo vedremo pure domani, è questo. Cioè io creo un layer e poi dopo lo condivido. In questo modo posso anche gestire proprio il singolo layer. E in qualsiasi modo voi lavoriate, quando create un servizio web, perché questo è un vero servizio web, di questi punti, che sono i vostri punti, faccio vedere quello che c'è dietro, che è questo. Questo è il dato messo su un ArcGIS server che fa questa cosa qua. Vi crea, questo è un servizio REST. Dove voi, è con questo che viene registrato l'editing, è qui che vengono scritti i dati. Quindi questa cosa non la vedete, però è fisicamente questo indirizzo qua, il vostro ex shapefile o ex CSV. Io questo ve lo condivido. In teoria adesso questo ve lo trovate dentro il gruppo, adesso vediamo come viene aggiunto, eh. Però vi voglio far vedere una cosa, adesso abbiamo un controllo completo del layer, quindi se andiamo dentro la parte di modifica, vediamo perché l'abbiamo fatto tutto questo, perché abbiamo la possibilità di gestire tutto questo, questa parte qua. Ad esempio questo impedisce che l'elemento venga eliminato accidentalmente, ovviamente non c'è la possibilità di fare l'elimina. Mentre in quell'altro caso questa protezione non c'era. Posso entrare più nel dettaglio della modifica dicendo che posso solo aggiungere attributi. Non si può eliminare nessun punto, al massimo posso andare a modificare i dati dentro, ma non posso fare altro. Oppure solo aggiungere, senza toccare i dati, solo mettere il punto. Solo che in questo caso lo posso mettere solo io perché sono io che ho creato il dato. Ve lo sto condividendo, però questa impostazione la può fare solo chi crea il dato. Posso mettere questo, cioè non co consenti agli altri che possano esportare il dato, mentre potrei non consentire questo. Questo è interessante, registra l'autore dell'ultimo utente che ha aggiornato l'oggetto, così ogni volta che voi fate l'editing vi prende anche il vostro utente e anche l'ora in cui voi fate l'editing. Ok, l'ho salvato. Poi ripercorriamo i passi, eh? Quindi adesso andiamo un attimo così per arrivare a un punto, poi ripartiamo. Facciamo così, non creiamo confusione, apri una mappa nuova. Ok, aprendo la mappa nuova, io che cosa ho fatto? Ho creato un layer e l'ho condiviso, quindi dov'è che lo troviamo? Lo troviamo nel gruppo adesso. Quindi rispetto a prima, questo ancora non l'avevamo fatto, cerco un layer, non è che lo devo andare a creare, lo vado a cercare. Lo posso andare a cercare, questi sono tutti i gruppi,
qua sotto, o con il nome, lo vado a ricercare con il nome, non mi ricordo, vado direttamente nel laboratorio dal basso. Eccolo qua. Adesso faccio una cosa, vediamo un po'. Voglio vedere se adesso c'è. Ecco. Ricordate che ho aggiunto che registro gli editor, cioè l'utente chi fa cosa. Praticamente che cosa ha fatto? Questa è la tabella praticamente del dato. E ha aggiunto questi campi qua, cioè la data in cui viene realizzato una feature. Chi lo crea, la data e l'editor. Io questi li abilito tutti, così lo vediamo anche nel pop-up. Modificato da me. Se non salvo però. Ecco, adesso ce l'ho proprio qui. Così adesso faccio una cosa, lo tematizzo in base a quel nome. Quindi vado a tematizzarlo univoci, prendo un campo che è quello nostro, editor, ok, questi sono tutti quelli che ho inserito io. Adesso ci posizioniamo qui, che siamo dove siamo adesso. Vedete che c'è una cosa, non c'è ancora l'editing, quindi io qui non l'ho abilitato. Mi sono dimenticato di abilitare l'editing da qualche parte. Qua. Abilita. Mi ero dimenticato questo, quindi non era abilitato l'editing su quel layer. Ok. Adesso facciamo una cosa. Cercate di prendere, di creare probabilmente lo stesso ambiente, quindi aprite una mappa nuova voi e cercate questo layer nel gruppo. Poi vi mettete su San Cassiano e incominciate a fare editing. Quindi come si fa? Da una mappa vuota, da qualsiasi mappa, quindi nuova mappa, aggiungete il layer e andatela a cercare. Aggiungi layer, cerca layer e lo andate a prendere dentro il vostro laboratorio dal basso. È lentissimo? Ce l'avete? Aspetta, aspetta. Vai. Dimmi. L'hai aggiunto? Ce l'hai abilitata la matitina? In alto? Qua. Prendi, ti metti su San Cassiano, ovviamente su San Cassiano clicca qui.
C'è andato? Se no ricerca San Cassiano, eh? Lecce. Qualcuno è riuscito a fare qualche editing? No, basta che potete fare qualsiasi cosa, cioè scrive, basta che inserite un punto. Per inserire il punto è così. Matitina, clicco su questo, quello che vi appare. Ma vai su San Cassiano, ecco, qualcuno l'ha inserito. Eccoli, stanno arrivando. Vediamo. Angelo. Eccoli, vedete? Questi siete voi che state editando in questo momento. Adesso ripetiamo i passaggi, eh? Guarda, veramente no, non lo so, è andato? Ecco, dove? Qui? Allora, praticamente che cosa ho aggiunto rispetto a prima? La differenza che c'è tra lavorare dentro una web map, come stavamo facendo fino adesso, cioè carico i layer da qui, aggiungi e cerco, aggiungo file, quindi aggiungo file dentro una web map e va bene fino a un certo punto, però non ho il controllo completo di quel layer. Quindi che cosa ho fatto? Ho dovuto creare un layer prima, esterno dalla mappa. Dai miei contenuti. Vedete adesso che succede? Vedete che cosa ho creato? Ho creato questo. Prima non c'era. Ho creato
questo layer qua. Io adesso questa, per farvi vedere la differenza, io questa finestra non abbiamo mai salvato niente. Io questa adesso la salvo, salva con nome. Me la metto, queste sono le cartelle nella mia o nelle vostre organizzazioni, quindi è interno vostro. Voi potete riservarla, cioè non è che ognuno questa la salva nella propria di mappa. Voi ci potete, la potete personalizzare e farla come vi pare a voi. È che il layer è condiviso, quindi tutti andiamo a fare editing sullo stesso layer, ma la web map è vostra e proprietaria. Ecco qua. Vedete, adesso c'è la web map. Tra, sì, dove, adesso dove l'hai salvata tu, eh? Io l'ho chiamata così, web map San Cassiano. Tu l'avrai chiamata uguale. E te la trovi nel, nelle, nella tua cartella. Allora, vedete, questa non è condivisa. Questa è vostra. Il layer io l'ho condiviso con il gruppo. Questa no. Quindi questa voi non ve la trovate dentro il gruppo, voi trovate solo il layer. Siccome so che ho creato confusione. No, no. Aggiunto elemento, ma tu adesso quel layer io l'ho condiviso, quindi non lo creare adesso, perché sennò ne creiamo tanto. Dov'è che vi siete persi? Dai, da là, Matteo, dai. Ci è andato. No, l'importante è che si capisca qual è la differenza tra creare un layer e condividere un layer, quindi condividere un servizio, e utilizzare la web map. Perché molte volte, dopo che cosa succede? Che quando voi fate un'altra cosa, vi ritrovate che magari è, vi dice che non c'è nessun layer utilizzabile, perché tutto quello che voi inserite da una vostra web map aperta non è utilizzabile all'interno della piattaforma, cioè lo vedete come dato dentro la web map, ma non è un servizio, è un dato ospitato in quel momento. Per fare ad esempio l'editing, quello che abbiamo fatto e la possibilità di farvi fare a tutti l'editing, io devo condividere proprio quello shape di punti. Cioè, quindi è su quello che dobbiamo lavorare. Nell'altro modo, qual è la differenza? Nell'altro modo, se voi facevate editing,
lo facevate solo all'interno sul vostro ditato. Non potevamo farlo in maniera così condivisa. Invece io, avendovi condiviso il servizio, voi avete potuto trovare quel layer e avete avuto la possibilità di fare editing tutti insieme. Sì. La differenza è che prima tu l'hai fatto sul tuo computer, nella tua organizzazione, hai aggiunto un dato in una web map che io ti ho passato e l'hai trasformato in un dato dentro la web map. Però io quel dato, a meno che tu non mi trasferivi tutta quella web map, io non lo vedevo. In questo modo, avendo creato il layer, io questo ho la possibilità di condividertelo. Quindi ti condivido solo il layer e tu quel layer te lo ritrovi te, ma se lo ritrova lei, se lo ritrova lui, e possiamo fare editing sullo stesso. Adesso possiamo fare due cose: o facciamo un'analisi su questi dati e vediamo quali sono le analisi, o prima facciamo un'applicazione web. Per vedere le tabelle che abbiamo editato, cioè i dati che abbiamo creato, qui c'era mostra tabella in basso, perché fino adesso non l'avevamo visto. E questa è la tabella dei dati che stavamo creando. In fondo ci siete anche voi. Sotto Creator. Tabella, mostra tabella. Adesso prendiamone. Se io adesso vado avanti, ad esempio, vediamo questa parte qua adesso. Esegui analisi. Per fare l'analisi vi devo spiegare anche come vengono consumati i crediti, che è un modo di consumare i crediti e fare analisi. No, non è possibile. Cioè, è molto semplice consumare tutti i crediti, però ancora non vi ho detto come può essere, può capitare. È già successo, ma davvero? Cioè, come consumare? Hai fatto analisi? Tu ce ne avevi 250 a disposizione. Ancora non ti ho detto dove vanno visti i crediti. Scherza, eh? Dai, no, ancora, fino adesso non abbiamo mai consumato credito. Io mi cerco, adesso faccio una cosa, faccio un filtro su un campo. Quindi così che ne rimane solo un punto. Cerco chicchi di 2 qua. Quindi c'è un altro tool qua, filtro. Che mi fa fare una query sul dato. Quindi vado a prendere editor e chicchi di 2. Applica filtro. Guardate, ha fatto.
Ok. Vediamo se io... Non so se posso cancellarli io. Ok. Adesso quello che faccio dopo, fatelo solo se avete fatto. È morto? Chi è morto? Ma voi siete? Dove è che siete morti? Il filtro. Dimmi, dimmi. Avete preso un campo su cui avete capito su che cosa volevano fare il filtro? Sull'editor, ad esempio, no? Qui sotto c'è filtro e si apre questo. Questo lo rimuovo. Aspetta, lo rifaccio. Allora lo posso fare solo io che è il mio dato. È questo layer qua. Ma monumento è questo qua, scritto trattino copia. Non è il layer su quello stavo. Perché non è la, ecco il problema. Non è quel layer che io ho rifatto e vi ho condiviso. Aspetta, no, è bene che escono i problemi, aspetta. Il layer, cancellate quello che avete sulla mappa. Dov'è che l'avete preso il layer? Aggiungi, cerca layer, andate nel laboratorio dal basso. Dentro il laboratorio dal basso potete aggiungere solo una cosa. Meno male, questa è la domanda. È quello che da 20 minuti cerco da riuscire. No. Dimenticate lo shapefile. In online non c'è lo shape, c'è il layer. Quel layer che ho creato prima. Perché non riuscivate a fare i filtri, non riuscivate a fare una cosa? Era sempre lo stesso CSV, solo che c'è differenza se voi con CSV lo create da qui, cioè sono in una mappa e lo aggiungo layer da file e posso fare alcune cose. Alla fine è uguale, cioè non te ne accorgi la differenza. Altra cosa è che io avevo creato quel layer da qua, dai miei contenuti. Quindi quello lì che si chiama trattino copia, l'ho ricreato da qua. Sì, prima lo creo e poi me lo ritrovo. Perché ci sono dei limiti proprio fisici. Voi, ad esempio, dalla web map, da qua, non riuscite a inserire più di 1000 record. Cioè, se avete un file con 1001,
da qui non riuscite a inserirlo. Lo potete fare solo se create il layer in quest'altro modo. Aggiungi elemento, in questo modo non avete nessun limite. È il controllo completo del dato, mentre nell'altro modo non c'è. La possibilità di farvi fare editing lo avete solo in maniera così, che l'hai fatto tu, l'ha fatto lei, l'ha fatto altri. Dovete prima creare il layer, quindi creo il layer da qui, miei contenuti, quindi lo creo, ok? Mi scelgo, vado a prendere quel CSV, lui crea, mi fa questo file-etto qui, e poi vi faccio una mappa vuota e ce lo carico dentro. A occhio è la stessa cosa, però non è uguale. Quindi adesso, se avete fatto tutti i passaggi corretti, avete anche il filtro abilitato. Me ne prendo un altro. Ecco questo. Adesso ho anche il filtro. E faccio una query. Editor è questo. Ci ho aggiunto uno spazio in più. No, c'era uno spazio. Ecco. Quello spazio deve essere il nome esatto. Adesso il passaggio che faccio, fatelo solo se avete fatto il filtro, eh. Chi non l'ha fatto, aspettate e poi ci ritorniamo un secondo. Prima fatemi fare l'analisi, che è indipendente da questa cosa, quindi è solo per non consumare niente. Così ve lo faccio vedere prima io, perché vi devo spiegare prima come si consumano i crediti. Perché se ad esempio voi adesso, in questo momento, non fate il filtro e provate a fare un'analisi, ma c'erano pure i punti che stavano a Roma, che non sono pochi, sono circa 300, e quello fa un'analisi su 300 punti, dipende dal tipo di analisi. L'analisi equivale a dei crediti, quindi andavate a consumare dei crediti inutilmente per fare una prova. Quindi aspettate, vi spiego come funzionano i crediti, e intanto vi faccio vedere la parte, su un punto non costa niente, quindi è indifferente. Ho la possibilità, quindi vedete che c'è un altro tool qui sotto, esegui analisi, e mi si apre una parte. Adesso alcune non le utilizzerete mai, perché se avete Quantum GIS o altre cose, non è qui che si fanno le analisi, no? Join, dissolve, clip, tutte queste cose penso che avete visto già. Su ognuno di questi c'è scritto che cosa fa l'oggettino, il tool. Questi sono tutti tool di analisi e vengono sempre aggiunti poi, quindi questi li trovate sempre qualcosa in più. Quelli che più interessanti sono questi di prossimità, che utilizzano quei dati di traffico che avevamo visto prima. Quindi, ad esempio, ne faccio vedere una. Creiamo un poligono. Il buffer l'avete visto? Che cos'è? Do una distanza e quello fa un cerchio, no? Però non è che per alcune analisi è limitativo. Metti che dobbiamo analizzare un asilo, no? Che dice che l'accesso all'asilo deve essere in 5 minuti, quindi 5 minuti a piedi per la distribuzione dei servizi.
Allora possiamo fare questo tipo di analisi che mi prende il grafo stradale, lo stesso che qui ci facciamo il geocoding, ci facciamo i dati di traffico, quindi arti. Ve lo faccio vedere un attimo qua. C'è uno vuoto, no? La spiego un attimo al volo. Metti che c'è un grafo. Questo no. Questo? Questo sì. Questo è il nostro punto, no? Questi sono gli archi stradali. E che cosa fa? Lui da questo punto analizza indietro, cioè 5 minuti io riesco a farlo da qua, 5 minuti lo faccio da qua, 5 minuti magari qui perché c'è qualche motivo lo faccio da qui, qui 5 minuti lo faccio da qui, qui 5 minuti lo faccio da qui, uno da qui e uno da qua. Il buffer che cosa faceva? Faceva invece che 5 minuti erano un chilometro, lui faceva un cerchio così. In questo caso 5 minuti diventa una cosa così. È brutale, però la figura che viene fuori non è più una distanza, ma è il tempo fisico che tu fai su, percorrendo una rete. Quindi questa è la differenza tra utilizzare uno e utilizzare l'altro. Per fare quello, che cosa ho bisogno? Di due cose: grafo stradale, e poi se voglio qualcosa di più, voglio utilizzare i dati di traffico. Per ognuno di quegli archi lì devo sapere le velocità di percorrenza per ogni arco, e è quello che adesso facciamo. Quindi vado a creare, a fare l'analisi. Dunque, serve solo un po' di pratica, poi basta fare un paio. Posso decidere dell'analisi di farlo tempi di guida o distanza di guida. Noi decidiamo, diciamo 5 minuti è tempo, quindi facciamo 5 minuti. Posso utilizzare i dati di traffico, quindi lo posso fare adesso andando in previsione, o utilizzare un giorno particolare. Ci potremmo mettere in un lunedì alla mattina alle 8. Poi questo mi gestisce un po' le figure che vengono dopo. Se io avessi più punti, veramente mi va a gestire se qui avevo un altro punto. Che succede quando fa questo? Quindi che facciamo? Questo lo lasciamo così, lo tagliamo così, o facciamo diventare tutta un'unica figura? Quindi questo dipende da quello che vi serve. Praticamente vi va a creare un layer che poi vi ritrovate come poligono da poter utilizzare per altre analisi. Il risultato me lo salvo di qua. Ah, ma ha fatto altri punti, eh? Vabbè. Quindi, avendo 3 punti adesso, che cosa fa? Posso fare anche il dissolve. Quindi mi unisce quei poligoni lì, ce ne saranno 3, quindi lo farà per ognuno, ma la forma è la somma dei 3. Qual è la cosa? Che questo, essendo un servizio cloud, se io adesso ad esempio avevo sbagliato, dice no, porca miseria, non avevo fatto il filtro e adesso l'analisi mi è partita e vado a consumare il credito, io in questo momento, anche che internet è lento o che non mi risponde, io l'analisi l'ho lanciata. Quindi lui il credito l'ha consumato. Ci metterà, magari ci mette di più, il risultato me lo darà dopo. Ma lui il credito se l'è preso e poi dopo il layer lo crea. Perché i punti ce l'aveva, salvati da qualche parte. Il lavoro lo sa, non sei tu che lo sai fare, lo fa lui. Quindi a questo punto è solo, bisogna solo aspettare. E da questo momento in poi non lo posso più stoppare.
Solo un piccolo esempio per dirvi quanto voi avete a disposizione in questa sottoscrizione, 250 crediti. Con un errore ci vuole poco a consumare 600-800 crediti. Dipende da quanti punti ci avevo. Se io ho creato un layer con 10.000 punti e sto facendo questa analisi su tutte le 10.000, devo sapere quanto è il credito che sto consumando. Ovviamente qua 5 minuti in auto probabilmente mi è venuto tutto. No, in auto questo era. Tempi in auto. Poi c'è da dire una cosa, che i tempi vanno presi con le molle questi, perché sono tempi... Sì, sono più che stimati, sono tempi reali, però sono due veicoli in movimento. Quindi lì c'è scritto, non è che prendo parto. Cioè poi la velocità che la velocità, allora, innanzitutto qui dati in real time non ci sono. Cioè tra urbano e extraurbano. No, no, i tempi sono dati dalle persone che circolano realmente su quell'arco. Quando vi ho detto IR, Nokia, quanti Nokia ci sono? Uno. Nokia. Quando utilizzate Nokia oppure utilizzate il navigatore che c'è dentro quello che era Navtech, i dati vengono presi delle velocità. Quei dati ve li ritrovate qua. Fanno un giro strano, ma poi ve li ritrovate dentro questi grafi. La velocità di percorrenza delle macchine. Ovviamente, come vi dicevo all'inizio, sui dati di traffico non sono su tutta la rete, quelli in tempo reale, dove il campionamento lo permette. Se io vado ad aggiungere qua, perché non mi ricordo com'era qua la situazione, poi è lo stesso grafo che vedevamo qua. Il campionamento viene fatto ogni, diciamo, il campionamento è sempre, è un dato che loro acquisiscono sempre. Adesso qui dentro c'è una versione del grafo. Di solito funziona così. I dati che ci sono dentro sono di 2 anni precedenti. Quindi quello che vedete è una fotografia di 2 anni precedenti. Ecco, questi sono i dati live. Praticamente c'è solo su questo, neanche su tutta quella strada, solo su questi pezzi qua. Questa è fisicamente fatta dalle persone che ci sono, stanno passando in questo momento, eh? Cioè non è che... Quindi questo che cosa mi fa capire? Che quest'altre zone qua, il risultato è 5 minuti, ma è più simile tra 5 e 10. Perché non è proprio un dato, un campione proprio esaustivo, ma è sempre così. Quindi prendete anche i risultati con le molle, per quello che è. Stessa cosa del geocoding, quella posizione è esatta quanto? È esatta quanto è il dato di base. Quindi bisogna sapere bene di che cosa, qual è la fonte, così uno può stimare in maniera più accurata. Fatto che c'è grossa differenza tra vedere questo e vedere un buffer che era uguale per tutti. Ad esempio questo viene fatto sull'analisi dei servizi. Metti che ho su un comune, anzi su più comuni, e dov'è che devo mettere la posizione di una caserma dei pompieri, dicendo che il servizio deve coprire, perlomeno deve raggiungere tutte le parti in massimo 40 minuti, io ho la possibilità di fare queste analisi e vedere le aree dove sono scoperte, quindi sapere come comportarti in quel modo. Le analisi, questo tipo di analisi, ce l'ho qui, quindi ce l'ho in ArcGIS Online direttamente su web, oppure sempre dal desktop, come avevo il geocoding, le ho qua, come questa cosa, poi magari la vediamo più nel dettaglio, questo tipo di analisi si chiama service area. Questo viene utilizzato molto nel geomarketing, quando si fanno analisi, ad esempio, devo aprire un nuovo negozio, qual è il bacino di utenza più plausibile? E vengono utilizzati questi tipi di tool.
Domande sulle analisi? Ok. Vai. Il filtro era semplicemente per farlo solo su un punto e non farlo su tanti, perché se le faccio su tanti, uno... Il filtro è semplicemente da il layer... Devi prendere un campo, devi scegliere un campo. Lo tolgo, eh. Madonna. Yes, è divertito. Tron 77. Vedete, ho tutti, no? Il filtro lo devo fare su un campo. Scelgo il campo. Potrebbe essere anche questo. Il feed è un contatore che lui mette. Quindi potrei scegliere di fare su questo. Lo faccio sul campo che ho scelto, feed, in questo caso era feed. Feed è, ah, qui ci avete tutte, è, non è, cioè tutte quelle, è una query questa. E fa vedere solo quell'oggetto. È una query sui dati. Vai. In che modo? Possiamo farlo in vari modi, eh? E poi abbiamo due possibilità. Una l'abbiamo vista prima, no? Sì. Ok. Altro è, potrebbe essere una foto, potrebbe essere un PDF, potrebbe essere un Excel, cioè allego un'informazione di un oggetto. Questo è quello che ci servirà per impostare domani mattina il lavoro, per andare fuori e fare le foto. Perché che cosa bisogna fare? Devo abilitare l'allegato. Se io abilito un allegato, lui si aspetta qualcosa. Quindi questo layer che ho creato in quel modo, come abbiamo fatto prima, quindi proprio il layer, è un attributo che sta lì dentro. Per farlo, così intanto lo introduco, devo andare nel dettaglio dell'elemento. Mostra dettagli elemento. Ok, da qua gestisco il layer, quindi mi devo ricordare che l'editing, l'editor, mettere chi fa cose, lo gestisco da quel layer. Quindi io tutte queste cose le gestisco qui, dal layer. Questa è una di queste opzioni che ho qua. Aspetta, questo non lo potete fare perché il layer l'ho creato solo io, quindi lo può fare solo l'editor. Quindi adesso voi, dopo adesso cercate di farlo voi questo layer, lo chiamate con il vostro nome e lo condividete, e in modo che avete anche, potete vedere e toccare queste opzioni. In questo caso io posso abilitare l'allegato, quindi lo abilito,
se ritorna alla mappa adesso, quindi questa modifica che io ho fatto, adesso ve la trovate pure voi, perché stiamo lavorando, se è quello copia, stiamo lavorando tutti con lo stesso layer. Questo me lo rimuovo. No, poi niente adesso. Perché lo posso fare solo, lo può fare, questa è la proprietà solo di chi è proprietario del layer. Nessuno ha legato trovato in questo caso. Se io ne aggiungo uno nuovo, vediamo un po'. Questo è una proprietà anche questo. Nel momento in cui io ne vado ad aggiungere uno nuovo, su quelli vecchi no, in quelli nuovi posso fare così, scelgo file e io l'abilito, cioè inserisco una foto. Questa foto deve essere, in questo caso, deve essere un'immagine che ho io. Quindi voi adesso voi potete aggiungere delle foto che avete voi sul vostro PC, aggiungete dei punti e inserite le vostre foto. Ve le fa aggiungere? Se aggiungete, se fate editing. Dovete fare dei punti nuovi. Dei punti nuovi. Sullo stesso punto. No, perché l'ho abilitato dopo questo. Non vorrei far mettere? Aspetta. Per aggiungere l'immagine dovete fare, prima dovete creare il punto. L'avete creato? E poi? Avete questa parte qua? Non lo vedete? Il layer è quello, questo qua, trattino copia. A qualcuno è sì? A qualcuno sì, a qualcuno no? Qualcuno sì e qualcuno no. Com'è il tuo nome è lì dentro? Dimmi dove lo fai. Fallo qua. E dov'è? Aspetta,
Questo? No, questo so io. T'ho detto che sono daltonico. E non ti fa aggiungere l'allegato a te? Ma tu sei entrato con la tua password o è quella di qualcun altro? No, è la tua. Ma com'è che non si vede l'anteprima dell'immagine? No, non c'è l'anteprima, è solo... clicca su quello e vedi l'immagine. Come allegato? E la differenza da quello che ha fatto lui? Vedi? Secondo me è un altro layer. Non è questo trattino copia. È quello. Non esce. No, fino adesso non avete mai consumato, credo. JPEG. No, l'allegato lui può prendere anche un PDF. Poi sì. La cosa è che qual è la differenza? Adesso facciamo pausa e vediamo a chi non funziona. E vi ricordate prima invece che avevo fatto? Avevo aggiunto un campo URL sul CSV e avevo messo una foto nell'URL. La differenza qual è? Cioè, alla fine sono foto tutte e due. Ma qui fisicamente che cosa ha fatto? Ha fatto una tabella, che noi non vediamo, dove possiamo mettere non una sola foto, ma possiamo fare un catalogo per punto. Quindi possiamo fare N di foto e associarle a quel punto. Quindi li tratta in maniera diversa. E qual era il problema? Ma lui però continua a non riuscire a mettere l'allegato. Quando fa questa cosa qua, forse... Si sa. No, può darsi che anche dove avendolo rimesso, magari avete rimesso il layer, non lo so. Può essere anche la rete, anche internet lento che... Sì. Quello che adesso dobbiamo impostare è proprio... Comunque c'è una cosa da dire, vi dico questa cosa. Adesso ovviamente ci siamo persi alcuni passaggi, no?
Ma tanto adesso dobbiamo ripartire da zero, perché ci dobbiamo preparare in maniera più strutturata per fare questo, poi dopo fuori con un tablet. Quindi ripartiamo nel creare proprio questo da zero, facciamo un file, decidiamo noi su che cosa lo vogliamo fare il rilievo, lo impostiamo, magari ve lo imposto io, ve lo faccio vedere in maniera più organizzata come si fa anche con il desktop se volete, oppure partiamo da un CSV, come volete voi. Ma a prescindere, non so se vi interessa, vi potrebbe interessare vedere come si utilizzano anche altre cose. Utilizzando il desktop ho più possibilità di creare i menu a tendina, quando clicco, quando faccio editing. Quindi secondo me è importante, magari ve lo faccio vedere quello. Lo pubblico insieme, creiamo quel layer, lo mettiamo su una web map, lo impostiamo e siamo pronti per uscire poi dopo domani. Ci abbiamo 2 ore per poter fare questo, ok? Quindi chi è rimasto indietro, dopo magari io mi devo muovere per chi rimane un po' indietro, e in modo che riandiamo tutti allo stesso livello. Chi è rimasto un po' indietro cerchiamo di recuperare adesso. Pausa. Ok, allora diciamo una cosa, io oggi vi ho fatto vedere una serie di cose, no? Poi dopo in maniera operativa come le trasformiamo in qualcosa che possiamo utilizzare? Quindi ho lanciato dei messaggi, vi ho fatto vedere delle cose, partiamo nel costruire da zero qualcosa insieme, in modo che ce lo ritroviamo anche domani uscendo e così via. Quindi rifacciamo un po' quello, i passaggi che abbiamo visto oggi, però creando una cosa che ha un senso, in maniera che anche quello che facciamo vi rimane più in mente. Quindi dobbiamo decidere qual è il nostro scenario, che cosa vogliamo andare a rilevare. Quello che faremo è creare una mappa dove ci sono la cosa più semplice dei punti, quindi andremo fuori a rilevare qualcosa. Decidiamo cosa. Possiamo, giusto così, vi faccio vedere questa applicazione che è la cosa più banale che possa esistere, ma che in Italia viene utilizzata anche dalla cittadinanza per fare le segnalazioni. Si chiama Decoro Urbano. Praticamente tutti i cittadini che si iscrivono qui possono lanciare messaggi, allegare, lo conoscete? Si è sentito molto parlare di questa applicazione. Decoro Urbano. Sì, sì, vedete, lo fanno su tutti i dati. Praticamente sono 4-5 tipologie di punti, cioè, quindi c'è tipologia evento. Questo per darvi un attimo un'idea come impostiamo i dati. E in questo caso c'è, se torno indietro, si vede queste cose qua segnalano rifiuti, presenza di rifiuti in città, vandalismi, dissesto stradale, zone verdi, questo poi, segnaletica, problemi, affissioni abusive. Questo è un esempio. Quindi che cosa c'è? Un dato puntuale, in questo caso, un campo, cioè un campo che è tipo, che diciamo, tipo che può essere uno questi tipi qua, e uno esce fuori, fa questa cosa, e allega la foto e invia il dato. Poi ci facciamo un'applicazione sopra che fa questo conteggio, magari fa il conteggio delle cose che c'è nella mappa, tipo quella che abbiamo visto prima, e poi faremo un'altra cosa più tecnica domani. Utilizzeremo un'applicazione che è quella che serve per fare i cruscotti, quindi mettere una mappa, mettere i grafici, navigare e sì, un cruscotto è che c'è il cruscotto della macchina, il tachimetro, cioè è come quello proprio, cioè ho i dati, li visualizzo nella mappa, quei dati dietro ci hanno dei numeri. I numeri sono degli indicatori, quindi ho tutta la possibilità di mettere intorno a mappa tutta una serie di indicatori
che nel momento in cui noi usciamo, quando produciamo il dato, è real time. Quindi vedi gli operatori dove sono e vi serve per fare il quadro delle operazioni. Quindi faremo queste due cose. Adesso creiamo il dato, domani lo utilizziamo fuori e in teoria sono due cose che vanno insieme. Con il mobile esco, sono fuori, in teoria c'è una squadra che potrebbe rimanere anche dentro, oppure rimarrà semplicemente lo streaming, rimane fisso su quello che succede. Noi fuori creeremo il dato, sulla mappa si vedranno le cose nuove e gli indicatori che si muovono in base a quello che facciamo. Questa è un'ipotesi. Altra cosa, invece, di solito io invece utilizzo fare con gli edifici, quindi usciamo fuori e rileviamo gli edifici. Quindi magari degli edifici potremmo dire quante attività ci sono, quanti residenti ci possono essere, in modo che ci sono dei numeri. Quindi, così, a occhio, secondo voi quale vi piacerebbe più fare? Quella più verso un rilievo degli edifici, quindi su uno stato di un immobile, o più questi più verso... Decidete voi, eh? Per me è indifferente. Uno a uno. Edifici due. Così a occhio, essendo ho sentito geometri, ho sentito. Io opterei quello degli edifici perché ci mettiamo dentro anche qualche numero. Quindi potremmo stimare quante persone ci sono, mettere il numero di attività. Quindi iniziamo da zero, ok? Quello che abbiamo visto fino adesso ci serve solo per darci delle indicazioni. Quindi, prima cosa, devo impostare il dato. Ora, l'impostazione del dato la potrei fare anche dal desktop, cosa che non avete visto adesso, e che ci permette di poter impostare più cose. Impostare anche menu a tendina quando usciamo. Questa prendetela come uno spunto. Nel senso, abbiamo visto che creare un layer, in questo caso aggiungo elemento e me lo creo qui. Posso crearlo da qua un layer. Quindi un layer base. Un layer di punti, mi potrei fare un CSV vuoto con i campi che devo andare a rilevare. Però in questo modo non ho la possibilità di impostare le scelte. Cioè, portare su un tablet, clicco su un punto, tipo edificio, mi esce un menu a tendina e scelgo il tipo edificio. Cioè, evito che devo scrivere e soprattutto evito che ci siano errori nella battitura. Per fare questo devo utilizzare il desktop. Quindi io ve lo farei vedere questo, però sappiate che si può partire da tutte e due le parti. Quindi ovviamente non ho avuto modo di potervi spiegare pure il desktop, non so se qualcuno di voi un po' lo conosce, ArcGIS, ArcMap. Ditemi voi se vi può creare confusione se io faccio questo oppure lo creiamo da zero solo utilizzando ArcGIS Online. Magari ve l'accenno solo da qua, vi faccio vedere come si mandano i dati. Tanto alla fine poi dopo si tratta solo di dove io ho creato il dato. Vediamo se c'è uno già fatto.
Allora, perché per spiegarvi questo vi dovrei spiegare anche tutto, un po' anche il desktop. E per chi non l'ha visto è un po' più complicato. Di solito voi lavorate con gli shape, questo tutti, no? Chi lavora un po', sia Quantum GIS che altri lavorano con gli shape. Il passaggio oltre lo shape è il geodatabase. Il geodatabase posso inserire quello che vi dicevo, fare i menu a tendina, tutti quegli oggetti là sono i domini. Quindi si vede poco, però questo qua è uno shape dove ci sono quattro campi, cioè l'indirizzo, la tipologia, numero di residenti, attività e stato. Lo stato dell'edificio, buono, cattivo, pessimo. Nel tipo, tipologia, siccome sono sempre quelle le tipologie, non è che ogni volta io devo scrivere edificio residenziale, edificio commerciale, non è che, cioè, per evitare questo, è qui che posso impostare le cose. Questa cosa si chiama dominio, cioè è una tabella che sta da una parte dove dice per un codice X, quando tu ti trova quello, tu metti una cosa. Questo sto parlando di questo. Si dice tipo edificio, cioè me l'ho imposto prima questa classificazione, quindi dico tipo edificio è un testo. Qui c'è scritto che è un testo. Quali possono essere i tipi di edifici? Il tipo di edificio può essere residenziale, commerciale, direzionale o altro. Queste quattro cose. Come se invece era decoro urbano, era rifiuti, era segnaletica e così via. Prende, impostando queste due cose, io questo me lo ritrovo sempre. Questo in tutto il processo di creazione del dato. Quindi lo facciamo in entrambi i modi. Ok? Diciamo Dark Map o da Quantum GIS, voi vi create uno shape vuoto con quei campi che volete creare. Perché non abbiamo visto, ecco, che si può portare anche lo shape dentro ArcGIS Online senza CSV. Quindi vi siete creati uno shape con soli campi, è vuoto. Durante il corso l'avete visto come si creano shape, è uguale con Quantum o qualsiasi altra cosa. Qui si fa così. New shapefile, ad esempio. Si crea uno vuoto e si impostano i campi. Quindi, ad esempio, un modo è questo, senza fare altro, imposto lo shape da Quantum, l'esporto, me lo metto sempre nella nostra cartella prova dati, shapefile, edifici, shape. Esatto. No, non lo aggiungo. Sì. Per me una tendina, guarda, questo così, non c'è, questo non c'è, non c'è. In qualsiasi versione avete di ArcGIS Desktop, quindi fatemi domande anche su questo. Quello lì è Arc Catalog, dove gestisco tutti i contenuti. L'Arc Catalog, che una volta era proprio separato. Quindi non stava dentro ArcMap, era una cosa esterna dove gestiva. Invece adesso è direttamente qua e decidete dove metterlo. Questo si sposta anche. Vedete? Questo ti permette di poter gestire i contenuti. Quindi se volete fare. Allora vi faccio vedere anche. Ok,
non ho niente, shape, lo creo proprio. Quindi vado sulla cartella del desktop, qui che c'è prova dati, new shape file, punti. Punti, cancella, poi lo tolgo. In questo caso, ok. No, non lo vede, però, ok, è vuoto. E qui mi vado ad aggiungere i campi, add field, scusate, e mettiamo tipo, giusto per far vedere come si fa. Tipo è un testo, aggiunto tipo, aggiungo add field, residenti. È un short integer, cioè. Ok, e così via, così me lo creo. L'altra cosa, quello che vi dicevo, prima ve l'ho fatto vedere, a questo punto faccio vedere pure come si crea quell'altra cosa, il geodatabase. Allo stesso modo posso fare new file geodatabase. Qui entro già in un ambiente un po' più professionale, più difficile lavorare con il geodatabase. Presuppone che un po' già lo conosco, però mi offre più possibilità. Geodatabase è il contenitore. Dentro un geodatabase ci posso mettere 100.000 shapefile buttati dentro, solo che non si chiamano più shapefile, si chiamano future, e questi me li posso andare poi a importare. Una proprietà del geodatabase è quello che vedevamo prima, il dominio, ma questo prendetelo come delle nozioni così generali. Però è importante che magari vediate anche quest'altro lato, cioè come faccio a spedire da qui su ArcGIS Online i dati. Quindi sono due modi, o faccio lo shape, lo esporto, quindi in questo caso dentro questa cartellina, no, prima l'ho esportato, qui adesso mi trovo edifici shape. Per importarli questi edifici che sono degli shape, dentro ArcGIS Online devo fare uno zip. Lo conoscete un po'? Il PRJ, sapete che cos'è? Dello shape, il punto PRJ? Questo ci deve essere sempre, perché dentro quel PRJ c'è il sistema di riferimento. Quindi se in uno shape di solito può essere fatto da 3 file a 5, e fino adesso che non ti sono, 1, 2, 3, 4, o 6. 6 perché c'è il PRJ. Quando nello shape file voi definite il sistema di riferimento, si scrive questo file. Se non c'è, vi dà errore, vi dice che non è specificato il sistema di riferimento. Faccio uno zip, cartella compressa, un punto zip proprio deve essere, no? Un RAR o altro. Ok, quindi c'è un punto zip. Quindi da qui, da dove siate, si fa aggiungi elemento. Mi vado a prendere, questo non l'avevamo mai visto, dal desktop, lo shape direttamente, che poi dopo per chi ha utilizzato un po' il GIS è la cosa più semplice, magari si trova già dei shape fatti, quindi come faccio a portare dentro ArcGIS online gli shape? Faccio lo zip, edifici, e aggiungo. Riconosce che è uno shape, il tag ci fa sempre, aggiunge elemento. Era vuoto questo, non c'era niente, c'è solo i campi che si porta dietro quel dato.
veramente è vuoto perché non c'era niente dentro, quindi, però adesso me lo trovo dentro, quindi in quantum gis, in quello che è, mi faccio lo shape, lo esporto, faccio lo zip e mi ributto dentro con i campi che ho impostato nello shape, ovviamente. Sì, però vi voglio condividere poi anche quell'altro, così ci abbiamo il menu a tendina. E questo è il modo con lo shape. Per chi ha installato, questo potete provare a farlo. Chi vuole poi dopo gli posso anche spiegare un po' il geodatabase, come faccio a impostare questa cosa qua. Mettiamo che l'ho impostato io questo, quindi vi faccio vedere come dal desktop spedisco le cose in ArcGIS Online, perché è veramente semplice. Ho il dato impostato, c'è un tastino qua, per chi ce l'ha in italiano c'è condividi, se no in inglese è share as. Condivido un servizio, pubblico un servizio, questo non ce l'avete, quindi e lo vado a spedire nella mia organizzazione, quindi fisicamente lo vado proprio a spedire, e lo chiamiamo edifici rilievo. No, sempre il singolo shape, però si porta dietro tutte le proprietà di quello shape. Ad esempio, una proprietà potrebbe essere la vestizione, che in questo caso non l'ho fatta. Aspettate. Praticamente qui vi impostate la simbologia, così si porta dietro anche la simbologia con tutti la vestizione del dato. A voi vi hanno parlato dati raster, dati vettoriali. Ovviamente gli devo dire questo qui come lo vuoi trasformare, in un dato raster e in un dato vettoriale. E io un future access è un dato vettoriale, quindi vado a creare proprio dei punti. Quindi è semplicemente un modo. Vai. Il sistema di riferimento è una proprietà del layer. Cioè, avete il desktop? Allora fatemi fare questo e poi vi dico dove si imposta. Qui devo impostare tutta una serie, posso creare, ovviamente questo è lo strumento proprio più professionale di tutta l'architettura, quindi ho molte più possibilità di andare a personalizzare le cose. C'è sempre la stessa cosa della descrizione.
Ve lo condivido da qui, direttamente dal desktop, ve lo posso condividere direttamente anche nel gruppo. Essendo tutto integrato. Poi mi fa anche l'analisi se quello che sto facendo è sbagliato o c'è qualche errore. In questo modo lo sto spedendo lì. Questa è la situazione proprio totale come sto utilizzando tutto. Adesso noi questo ce lo troviamo già fatto a disposizione. Questo non è necessario, è solo in più, eh. Praticamente adesso se voi andate a vedere dentro il vostro gruppo vi trovate direttamente quello che io ho fatto nel desktop e da qua ripartiamo tutti, da questo punto ripartiamo tutti. Se voi andate adesso possiamo anche, ci siamo, guarda, è semplicemente, io ho aggiunto delle cose solo per farvi vedere che c'era una parte anche più professionale di tutta la piattaforma che è il desktop, e quello è il ruolo del desktop. Nell'online posso fare quasi tutto, però ovviamente sono limitato su alcune impostazioni, quindi devo sapere, avete edifici rilievo dentro il gruppo, quindi dovete capire che se volete entrare più nel dettaglio dovete affrontare anche il desktop. Con l'online posso fare quasi tutto, però alcune cose me le perdo se parto solo dall'online. Però posso partire da dove voglio per fare le cose. Quindi in questo caso io ve l'ho messa a disposizione, sta lì quel layer e adesso vediamo come si crea il tutto. Quindi la prima cosa è creare il layer, ok? Come lo creo? Lo creo, però
devo creare un layer vuoto con i campi che servono ad andare a fare il rilievo. Quindi lo posso avere impostato come uno shape vuoto e lo prendo e lo inserisco, oppure come in quest'altro caso. Quindi prendiamo questo qui, così utilizziamo tutti lo stesso per impostare la mappa. Quindi dentro gruppo vi trovate questo layer, poi vediamo quali sono i problemi e affrontiamo il problema. Quindi. Vediamo se vi ricordate. Che cosa serve adesso fare? Cioè, noi dobbiamo andare poi a fare le foto. Quindi alcune cose le dobbiamo impostare a questo layer. Innanzitutto, chi è che può modificare le proprietà adesso di questo layer? È condiviso, ma le proprietà di quel layer le posso modificare solo io, perché l'ho creato io quel layer. Ok? Perché io ve l'ho condiviso, ma è mio il layer. Quindi queste impostazioni le vede solo chi l'ha creato. Ok, quindi seguitemi qua. Che cosa andava fatto? Va impostato quella cosa che abbiamo visto, l'allegato. Cioè, se io devo uscire con questo e fare le foto, devo dirgli che si deve aspettare l'allegato. Ok? L'allegato era una proprietà che stava qua. Abilita allegato. No, che voi non avete, perché ve l'ho condiviso io il dato. Questo ce l'ha solo chi, voi se dovete partire da zero, però questo ve lo dovete ricordare. Quindi l'allegato va abilitato da qua, proprietà del dato, dettagli, abilita allegato. Abilitato, perché sennò dopo non vi fa, non lo vedete questo. Ok, quindi da qua si può fare, come? No, l'allegato si abilita da qua, però voi non lo vedete, eh? Da qua, dal layer, c'è questo tastino, sta qui dentro, sta. Apro in una nuova mappa, questo potete farlo, eh? Apri in una nuova mappa. Ci metto un po'. Mazza. E chi ci ha messo? Già, oh. C'è qualcuno che ci ha preceduto, eh? Vediamo chi è. Non c'è scritto. Ricordate che c'era quella cosa di vedere chi è l'editor, no? Quindi se io adesso volessi sapere chi è che ha fatto questo, ma già ce l'ho un presentimento, eh? Sì, sì, questo, oddio, non lo so se voi vi fa vedere mostra dettaglio dell'elemento. Questo sempre, sì, ve lo fa vedere mostra dettaglio dell'elemento, però è un'altra proprietà che va impostata sul layer. E questo penso che lo posso fare solo io che l'ho creato. Le proprietà del layer si vedono dentro modifica. Infatti, perché ovviamente ce l'ho, ma adesso ce l'ho io. No, niente. Registra l'autore, forse avendolo messo dopo non lo vedo. No, non lo registra, l'ha registrato a nome mio. Oltretutto mi va avanti nel tempo, quindi non ci abbiamo neanche sincronizzato.
Eh? No. Aspetta, aspetta, uno per volta. Dimmi. No, non lo so. È San Cassiano. Sì. Ok, vabbè, ma... L'importante è che per fare questo bisogna creare il layer e poi lo aggiungo. L'allegato lo abilito sul layer, l'editing, le proprietà dell'editing sono tutte relative al layer, quindi devo impostare queste cose. Ah. Quindi potete provare adesso a vedere se funziona l'editing, ma penso di sì perché già spariscono. Quindi se funziona da qui, funziona anche da il tablet o altre parti, quindi da qua testo che funzioni, quindi posso provare a fare editing. Questo è il momento delle domande, quindi... Come? La leggenda perché è ancora... Perché è vuoto adesso, penso. Fai vedere? No, c'è leggenda. Qui lo vedi? Leggenda è vuoto. Provate a inserire. Noi stiamo qui, no? Edificio... Altra tipologia. Perché così vediamo quello che ho fatto prima. Quello che ho fatto prima, cioè aver messo quella cosa, perché avevo parlato del geodatabase e di quelle cose? Perché se volete fare questo, clicco e esce un menu a tendina, non ho altro modo che farlo in quella parte, senza aver dovuto sviluppare niente, perché chi è bravo a sviluppare, chi sa entrare nel codice, dopo è in grado di poterlo gestire questo. Ma per chi... non è in grado di scrivere codice come me, in modo da far uscire un menu a tendina e aiutarci dopo nel rilievo e aver impostato il geodatabase nel desktop. Sì, clicca, aggiungete dei punti. Mettete pure dei numeri. Aggiungi. Mi alzo. Fatto passaggio del gatto parto. Ah madonna, ma io non li vedo tutti quei punti. Ah, non ho aggiornato io. Bisogna, però guarda che c'è scritto. Fare clic per aggiungere un control. Tieni, eccolo. Bisogna. Sì. Allora io poi compilo. Sì, compili. Qui puoi scegliere. Ad esempio, adesso quello lì, qui, tipo edificio, puoi scegliere e ti cambia anche quella cosa lì. No, le dovevo aver impostate prima quelle. Nel desktop io quelle cose le posso impostare. Ormai adesso me le so portate avanti. Ok. Sì. Sì, lui lo salva così. Potrebbero servire a parte chi lavora con queste cose. A chi potrebbe? A chi chiunque ha intenzione di fare un rilievo in questo. Possiamo aggiungere un'immagine. Sì, sì. Da sì. Da qui abbiamo la possibilità di allegare qualunque cosa. Quando invece utilizziamo un tablet. Quando noi andiamo a cliccare, avremo la possibilità di fare solo due cose. Anzi, solo due cose con iOS, cioè allegare una foto o allegare un video. Una sola cosa con Android, allegare la foto.
con gli altri? I fessi? Non la prego. No, saluta, apriamo. No, siamo in streaming. Paura. Sono papri. Apro, Ecco. Oh, ma ci andavo diretto, è la prima cosa che ho aperto. Ok. A questo punto che cosa resta da fare? Innanzitutto deve essere chiaro quello che abbiamo fatto fino adesso. Quindi quasi quasi chiederei a te quali sono stati i passi da fare fino adesso, cioè come faccio ad arrivare qua? I passi fondamentali. Dai, la prima cosa, che cosa devo fare? Devo creare il dato, creato il layer. Ricordatevi del layer che lo devo creare a parte. Dai miei contenuti aggiungi elemento. Ok? Il dato lo posso aver creato perché era uno shape vuoto. Quindi aggiungo elemento e metto dentro lo shape vuoto. Poteva essere un CSV, anche quello vuoto, solo quattro i nomi dei campi. In questo caso mi conviene che perlomeno un record lo inserisco, perché così si porta anche il tipo di dato. Cioè se è un indirizzo, metto un indirizzo così sa che quello è un testo. Metto residenti e metto un numero, perché così si porta. Come? Il tipo di string, sì, perché quello è il formato del dato di Excel, no? Quando voi gli mettete un numero, se è un numero lui se lo porta dietro come informazione. Ma quello principale è crea uno shape come voglio, cioè ci posso pure mettere dei punti già, me lo metto in quantum gis, arcmap, dove voglio. Faccio lo zip e me lo carico dentro, in modo che c'è un modello dati su cui posso impostare. Poi dopo che cosa faccio? Me lo creo qui. Qui adesso devo impostare che cosa deve fare l'operatore. Quindi ricordate un po' di caratteristiche. Questo in questo caso si è portato dietro già la simbologia. Se no la simbologia la devo andare a impostare adesso. Vado ad impostare il simbolo, cambia simbolo, vado a mettere la tipologia che voglio di dato. Oppure il livello di visualizzazione. Insomma, se io voglio andare a configurare il pop-up adesso, ad esempio, voglio cambiare un nome di un attributo perché mi serve che alcune cose non si vedano, oppure tipologia mi dice poco, quindi magari tipologia edificio. Numero residenti l'ho dovuto mettere attaccato, ma adesso qui lo posso anche staccare. Numero. Stato di. Poi mi metto pure l'editor e la data. Ok. Ah, qui possiamo fare pure un'altra cosa nel pop-up. Possiamo mettere un grafico. Questo fatelo. Non lo puoi fare? Perché è mio. Non potete modificare. Prova. No, Allora adesso io faccio questo, poi voi provate, vi mando lo shape
quello che avevamo fatto prima, quello, lo zip, ve lo condivido dentro il gruppo e provate voi a fare queste cose. Intanto vediamo, si può fare. Forse è solo. Faccio un grafico a torta, mi metto numero residente e numero attività. Salva pop-up, salvato. Quindi qui. Numero attività, numero residente. E la foto. Questa è una foto. Qualche. Ok, quindi dalla web map imposto queste cose e poi sarà la web map che si porta dietro tutte queste informazioni. Quindi salva. Salvo la mappa. Adesso, questo, se tutti voi una ve la fate personale, veramente vedete come, e magari ci mettete il nome vostro, anche che la mettete nel gruppo, questa è la differenza della web map e del layer. Cioè, il layer è uno, è mio che ve l'ho condiviso, dove tutti stiamo facendo editing, ma ci potremmo fare ognuno di noi una web map diversa, perché lo vuole in un modo o lo vuole in un altro. Mi ricordo solo condiviso. Non mi ricordo se ve l'ho condivisa la mappa. È questa. Si può condividere anche dopo, cioè una volta salvata si fa condividi e condivido con voi. Ok? Domande fino a qua? Possiamo aggiungere ancora un'altra cosa che può essere interessante. C'è la possibilità di aggiungere un layer che traccia tutto quello che facciamo con una web map. Cosa significa? Che se io apro questa web map con il tablet ed esco e vado in giro, questo layer prenderà il mio username, l'ora e la posizione, ogni quanto glielo diciamo noi. Fisicamente non lo vedo nel tablet, ma nella mappa sì. Questo serve per gestire quello che vi dicevo, vanno insieme con altre cose. Quindi gestire l'operazione, c'è qualcuno che da qui vede quello che state facendo, e un altro fuori che ha il tablet e gira, che non ha bisogno di vedere quel layer. E questo è un layer particolare che si chiama tracking layer. Che devo creare? È uno dei modelli che esiste. Location, bravo. Si chiama, era, sì, location track. Dove l'hai visto? Già lo sapevi, l'hai studiato. Quindi, prima lo dobbiamo creare. Oppure l'hai creato tu? Già l'hai creato?
Crealo. Prova a crearlo. Fai. Ok, è generale. Te lo crea vuoto, eh? Te lo crea un punto vuoto, un puntino giallo nella mappa, poi ti mette. Vengo così. Ok. Ok. Metti un titolo, mettercelo, metti un nome. Ok. Fine. E poi condivido con il gruppo. Lo condividi con il gruppo e io me lo apro di là nella mappa. Aspetta. Sta facendo. Condividi. Vai. Come si chiama? Salento. Si chiama Salento. Quindi tu. Quindi che cosa faccio? Il layer l'ha creato lui. Ok. Quindi sta dentro il gruppo, l'ha condiviso. Quindi io adesso me lo trovo, cerco layer. Ce n'è anche un altro. Ne basta, ne prendo uno, prendo questo. Di solito lo mette, questo di default viene così. Però adesso lo devo abilitare questa cosa. Cioè, ho questa come se fosse una sentinella che sta dentro questa mappa, che però va abilitata. Salvo la mappa, perché così dico che dentro la mappa c'è il tracking layer, e questa cosa devo andare adesso nella proprietà della mappa. A differenza delle altre cose che le imposto tutte dal layer, questa proprietà sta dentro la mappa, dentro gruppi. La modifica è del proprietario della mappa, come tutte le cose. Quindi, qui sotto, dentro la proprietà, c'è rileva posizione ogni x. Mettiamo ogni 30 secondi. Poi c'è anche una cosa, che domani ci ritroviamo, quindi poi la rivediamo. È da qui che c'è l'abilitazione e disabilitazione dell'offline, quindi la possibilità poi di lavorare anche offline. È una proprietà che si porta dietro la mappa. Ok, a questo punto la mappa è salvata, le due cose, i due layer li abbiamo inseriti, in teoria dovrebbe essere pronto. Adesso poi vi dico qual è l'app da scaricare.
tutte queste le app, le cose, nel momento in cui avete l'organizzazione e quindi un username e password, sono tutte gratuite, quindi queste le trovate già a disposizione. Adesso si vede poco perché ce l'ho solo io, però praticamente ho a disposizione questa app, poi adesso la vediamo più nel dettaglio come si scarica o no, però vi voglio far vedere le cose principali che faccio. Si apre la mappa, adesso io da qui c'era un altro sfondo ma l'ho cambiato, ho messo l'immagine satellitare, quindi sono sempre le base map, poi imparerete a vedere dove stanno le mappe di base, sempre le stesse, quindi quello che posso fare è, ovviamente sono in giro, in questo modo dovrebbe stare già ad acquisire la posizione. Adesso vediamo, dipende da quanto prende e quanto si aggiorna. Ho praticamente gli stessi i dati a disposizione, mi si apre quando clicco sul dato, mi dà la possibilità di vedere prima l'informazione dentro. Mostra i dettagli, vedo i dati, se c'era l'immagine mi fa vedere l'immagine, e poi ne posso creare uno nuovo. Quindi quando noi avevamo fatto un layer dove avevamo abilitato l'allegato, quindi che cosa voglio inserire? Voglio inserire un edificio civile abitazione, l'ho messo un punto, ovviamente dovrei scendere più di dettaglio, lo posso spostare in questo modo, poi vediamo come, e avendo abilitato l'allegato si abilita l'attach. Se questo non c'è, quindi mi ritrovo qui, pensavo di aver fatto tutto e quello non c'era, significa che nelle proprietà del layer io non avevo abilitato l'allegato, quindi qua non me lo ritrovo. In questo caso c'è perché l'avevamo fatto, quindi si attiva la fotocamera. Dalla fotocamera mi dà la possibilità di fare la foto, quindi facciamo la foto. Salvo. La posizione l'ho messa, la foto l'ho fatta, posso dire di aver fatto. In questo momento sta inviando l'allegato in corso. Quindi qui sotto adesso ho la foto che si sta caricando. E se aggiorno la mappa, arriva anche internet,
Questo è quando è lento internet, fa così. Quindi questo significa aver lavorato offline. Deve essere mi è caduta a me la linea. Mi suona con la pennetta. Eh? Sì, voi sì, io no perché non riesco ad andare in internet. Per caso vedete pure dei layer puntuali, quello giallino, il punto giallo? Aspetta, ve lo dico subito se lo vedete. No. Era San Cassiano, era questo. Un po'. Quindi adesso vi dico dove scaricare l'app e praticamente con questo quindi so chi l'ha fatto, quando è stato fatto e l'ha legato. Detto, chi ha iOS può fare anche video e allegare i video. Le immagini dove sono? Sono proprio dentro ArcGIS Online, caricate in una cartella che non si vede in questo caso, ma ho la possibilità poi di farvi vedere come si esportano tutti gli allegati e tutti i punti che è stato fatto. Forse il tracking layer non funziona se l'ha fatto un'altra persona che non è quello che ha fatto la mappa. Sto vedendo che non sta funzionando. Quindi vi faccio vedere come si fa quel layer per acquisire la posizione. Crea layer, da modello, location tracking. Avanti.
L'app è questa che vi voglio far vedere. Dovete cercare questa. L'hai condivisa? No, vabbè, è indipendente. L'hai pure condivisa. Ok. L'app, allora, l'app è questa. La scarico. Ok. Telefonino, quello che sia. Nel momento in cui entrate, avete questo, più o meno, col telefonino solo questa parte qua. E basta. Vado con continua e devo aggiungere l'account. L'account è quello che voi, con cui entrate dentro ArcGIS Online. In questo caso è Gillash Alfari, che sono io, perché l'ho già installato. Quindi entro con la mia. Entro con l'account e lui che cosa fa? Va a leggere tutte le mappe che sono disponibili dentro i miei contenuti, oppure nei gruppi. Poi è diverso in base se è un è il tablet, quindi. Quindi di qua mi trovo anche i gruppi. In questo caso, laboratorio dal basso. Ci sono anche le vostre mappe qui. Poi adesso poi vediamo questa cosa che c'è scritto scarica. È quella cosa che vi ho detto che si abilita anche l'offline. Quindi c'è anche quella di possibilità. Quindi entro nella mappa. E ho la mappa a disposizione. Poi c'è una cosa che non sta funzionando. Non sta funzionando col tracking layer. Perché se funzionava io qui non lo dovevo trovare. Quindi poi dopo questo lo sistemiamo. Quindi qui tu adesso puoi visualizzare, puoi fare editing. Sì. Anche col telefonino questo, chi ha uno smartphone pure può installarlo. È la stessa cosa, eh. Solo che essendo più piccolo è un po' più difficile, ma ho tutte le stesse. Ovviamente non c'è per Windows Phone in questo momento, è solo iOS e Android. Dentro ogni, faccio vedere anche dove sta l'help, dove stanno alcune cose che vi possono essere utili. Ad esempio, tutto quello che ho fatto è perché lo trovate anche qui dentro. Cioè, se voi cercate Collector for ArcGIS, alla fine entrate qui e praticamente ho tutto l'help che mi dice passo passo come vanno fatte le cose. Ad esempio, proprio il caso che noi abbiamo impostato dall'inizio, quindi ho il desktop, faccio il geodatabase, è questa cosa qui, collect data. Qui ho passo passo quello che devo fare. Vediamo se c'è. Prima ho creato la mappa e poi collect data. Ecco, ricordate quello che vi ho detto, creare il geodatabase. Qui avete passo passo, proprio la prima cosa, apro ArcMap, quindi fate capire quanto è dettagliato e vi permette, io così le studio le cose, non è che c'è un altro modo di studiarle, eh. Cioè la documentazione è questa per chiunque, quindi tutti hanno la possibilità di impararlo, quindi non è che
C'è un altro modo. Aspettare. Ok. Crea un Java database. Qui c'è anche quella parte dei domini che vi dicevo, è la parte più ostica un po' perché si interfaccia per la prima volta col desktop e geodatabase, perché presuppone che perlomeno un geodatabase si sappia che cos'è. Ma molte volte no, non è così, perché non c'è, chi ha necessità di lavorare col geodatabase, no, a meno che non si ha proprio la necessità di fare analisi specifiche, non tutti arrivano ad utilizzarlo in geodatabase. Molte volte si rimane con lo shape perché per quello che serve basta. Quindi non c'è bisogno di andare avanti. Però questo, scoprirlo, vi aiuta molto anche dopo, nella velocità delle cose in cui fate, perché anche aprire semplicemente un file in un geodatabase è 5 volte più veloce, soprattutto se si lavora poi dopo con immagini. E vi permette di poter fare il menu a tendina e quelle cose anche in fase di editing nel desktop. Qui c'è proprio passo passo quello che devo fare. Vedete, tasto destro, new feature class, creo, faccio dei punti, do il sistema di riferimento, queste sono proprio le schermate di quello che servono, e poi imposto i dati. E è proprio quello che noi abbiamo fatto. Faccio la personalizzazione del dato, poi è in inglese, ma non so se tasto destro e traduci in italiano, e ve lo mettete in italiano. Pubblico il servizio, quindi quella cosa che avevamo visto, share as, vi pubblica il servizio. Devo seguire questo. Pubblicato il servizio, arrivo, ho finito la prima parte, quello che dicevo, creavo il dato. Dopodiché c'è raccogliere i dati, quello che dobbiamo fare domani, il collector. Quindi scarico il collector, questo è lo smartphone, mi connetto, vedo le mappe, entro e inizio a fare il collect. Domande? C'è una cosa da dirvi, ecco, l'ultima cosa per capire ArcGIS Online, vi faccio andare qua, è come si consumano i crediti, quindi questo dovete vederlo, credit ArcGIS Online, per poterli gestire in maniera accurata. Vi dicevo, per provarli, cioè sia quello gratuito, ma con quello gratuito, quello pubblico intendo, non questo che abbiamo fatto, non ho la possibilità di utilizzare il collector, non ho la possibilità di fare molte cose. Con questo a 60 giorni, quanti erano? 60 o 30? 30 giorni ho 250 crediti e devo gestire quei 250 crediti in quel tempo. Se no, come vi dicevo, ne esiste anche una terza, che è per sempre. E ricordatelo, perché non la conosce nessuno, sta qui dentro, questa qua, è da sviluppatori, nel senso ho la possibilità di poterlo testare sempre, il servizio, provare il collector, provare l'ArcGIS Online, è per attività non commerciali, quindi con questo in teoria voi potete fare qualsiasi applicazione web anche, quindi è la stessa cosa, è sempre lo stesso servizio, in più ho un'organizzazione con un solo username, ma è quello che vi basta, però ho 50 crediti al mese però, quindi ogni mese ho 50 crediti, devo gestire questi 50 crediti, se no entro nella parte commerciale, ma la parte commerciale di questa parte da sviluppatori è veramente esigua. Se andate qui, sing out,
dentro piano, lo vedete? Oh, praticamente su questo Esdri Italia non c'entra niente, è tutto Esdri America che gestisce questa parte, ma è pensato per chi deve sviluppare applicazioni anche per telefonini, quindi per smartphone. Sapere farti mandare una notifica quando tu ti avvicini a un posto, ti arriva una notifica sul telefonino, quella è un'applicazione che gestisco da questo lato, però vi dà anche la possibilità di poter testare tutto. Quindi tenetela a mente, vi fate anche questa sottoscrizione dopo, quando vi scade quella, e avete sempre la possibilità di utilizzarlo. Quella cosa che dovete gestire 50 crediti, come vi dicevo. E qui, in quest'altro, se cercate crediti ArcGIS Online, sapete quello che potete fare con i crediti. Cioè, principalmente, gestire feature vettoriali, non avete grossi problemi. La cosa è che l'ArcGIS Online, ad esempio, voglio inserire tutti gli edifici di tutto un comune. Ovviamente non è il caso di San Cassiano, che saranno 5.000 edifici, non lo so. Però stiamo là, quindi sono pochi. Quello che dovete gestire è che, se stiamo parlando di tutti gli edifici di Roma, forse non è quello il modo, ma perché non lo devo gestire in maniera vettoriale, lo dovrei aver gestire in maniera raster, magari, in quel caso. Questo perché dovete gestire anche le immagini dentro ArcGIS Online, è difficile che le utilizzate, perché quello, dover creare un'immagine che vedete a tutti i livelli di zoom, semplicemente per un piccolo comune, voi create dai 50 agli 80 giga di immagini per creare quello. Tant'è che l'ArcGIS Online è principalmente per uso vettoriale in questo livello, per il resto servirebbe l'ArcGIS Server. Quello che voi dov'è che consumate parecchio credito è ad esempio con il geocoding, quindi attenzione a utilizzarlo, tenete a mente questi, 40 crediti per 1000 geocoding, quindi ho 5000 edifici, se avete la sottoscrizione di quello che vi dicevo prima, da sviluppatore, quello ci avete 50 crediti al mese, occhio che se ne fate di più ve lo bloccano, quindi vi rimane bloccato per un paio di mesi magari, oppure se ne fate talmente troppi ve lo chiudono proprio, quindi occhio a utilizzare questo. Stessa cosa è, abbiamo visto la service area, è questa cosa qua, il drive time, interrogare i tempi, è 0,5 crediti per area. Poi ce ne sono altri, ma è questo il modo di consumare il credito, quindi dovete gestire questa parte qua. Quindi quando avete tanti geocoding, trovate il modo di fare XY. Una volta che avete fatto XY, trovate le longitudini e latitudini, non avete problemi a importare il dato. Perché importare XY non è un credito. Per darvi un po' l'idea, importare tutto il reticolo idrografico d'Italia dentro l'ArcGIS Online è meno di 10 mega. E qui c'è scritto brevemente che ecco qua, è ospitare un dato da 10 mega e 2,4 crediti al mese. Quindi non è il peso di uno shape, è quanto poi questo diventa dentro ArcGIS Online. È compresso e ottimizzato, quindi dovete vedere dentro quanto vi pesa. Domande sui crediti? Questo vi viene poi dopo nel doverlo utilizzare.